Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrew Lincoln in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. La prima parte del video l'ho già registrata, quindi ve la mostro ora e poi dopo continuiamo la storia. Ora anche noi possiamo usare grande cambiamento, siamo troppo forti! Siamo dei veri blasters, non c'è ombra di dubbio! Cos'è il grande cambiamento? Non c'è ombra di dubbio? Siete proprio sicuri? Oh, maestro mio, è lui. Miau, dentro mi sbuca questo vecchietto. Che dici? Miau, aspettate un attimo. Credo di averlo già visto, ma non ci metterei la zampa sul fuoco. Usa il tubo! Usa il tubo! Vi ricordate, no? Una leggenda yokai vivente, il grande maestro mio! Lo yokai degli yokai, il maestro dei maestri! Incredibile! E anche il capo dell'associazione Blasters. Che cosa? Il capo in persona? Quadro, dimmi la regola Blasters numero 1. Non si può battere uno yokai che non si arrende mai. Regola Blasters numero 2. I Blasters non sono mai soli. Lottare insieme significa vincere insieme. Regola Blasters numero 3. I più deboli proteggiamo Blasters audaci noi siamo. Bene, molto bene. Un po' troppo ad alta voce, forse. Grazie infinite, maestro. Come mai queste domande così all'improvviso? Shibanyan, non conosci neanche le regole Blasters? Queste regole racchiudono l'essenza dei Blasters. Ogni Blasters che si rispetti le conosce. O almeno così credevo. Interessante. Dimmi, maestro, che cosa ti porta qui? Devo parlarvi di una cosa molto importante. Ma questo. Il capo dell'associazione in persona è venuto a trovarci? Questo può voler dire solo una cosa, un bonus speciale. Miau. Devo sciogliere la vostra squadra Blasters. Che cosa? Già, che cosa sta succedendo? Perché deve sciogliere? Ah, dobbiamo sconfiggere Corso, quindi, per tenere la squadra. Vabbè, facciamolo. Ma che va dicendo il vecchietto, non posso crederci. E poi sparisce così dopo aver sganciato la bomba. Dici proprio bene, sciogliere la nostra squadra così a bruciapelo poi. Potresti darci spiegazioni, sergente Quadro? Non guardate me. Il maestro ha detto anche un'altra cosa, però, che a voi manca qualcosa di essenziale per i Blasters. Qualcosa di essenziale? Che cosa? Tutto qua. Dovrete scoprirlo da soli, io non posso aiutarvi. Se non ci arrivate, allora scioglierò la squadra. Ma è pura follia! La prima cosa andate ad Arrilandia. Che c'è? Arrilandia, il tranquillo villaggio di campagna? Ciao. Proprio quello, Coros è stato avvistato lì più volte di recente. Coros, il potentissimo Coros per 1000 giravolte. Ma Coros non ve la Allora, suonate? tutto qui. Ecco perché dovete andare. Sfidare un nemico simile potrebbe aiutarvi a scoprire che cosa vi Ho manca. capito. Ricevuto! Ascoltate, truppa. Questa missione è di vitale importanza. Determinerà il destino della nostra squadra Vittoria è Blasters. Rimanete concentrati e mettetevi all'opera. Ricevuto. Ricevuto, miau. Ah, quasi dimenticavo, devo dirvi un'ultima cosa. Per aiutarvi in questa missione ho parlato con gli altri alla base e ho avuto il permesso di farvi combattere contro mostri più potenti. Noi le chiamiamo missioni grandi mostri. Bene. Le missioni grandi mostri sono delle battaglie molto impegnative. Dopo aver sconfitto un mostro nella storia potrei sfidarlo di nuovo più e più volte nelle missioni grandi mostri. In questa modalità però c'è un limite di livello. Se il tuo livello è troppo alto verrà abbassato. Fai attenzione. Se riesci a completare la missione otterrai dei tesori eccezionali. Inizialmente potrai solo combattere i grandi mostri in modalità normale. Una volta completata quest'ultima potrai provare la modalità super. Ma dopo aver sconfitto il mostro non abbassare la Ciao. guardia. Se non siete sicuri di voler affrontare subito Koross, iniziate ad allenarvi usando le missioni grandi mostri. Ok, allora dovrò allenarmi un pochettino. Mi scuso per la qualità audio, come è successo per il video di oggi di Inazuma, ma purtroppo sono ancora senza microfono, quindi il fatto è che sto registrando appena dopo aver finito il video di Inazuma, quindi insomma sono come prima, la situazione è quella. Quindi il microfono mi sarà arrivato oggi quando voi starete guardando il video, ma andiamo avanti. La qualità audio non è che sia proprio scadente, però si può sempre migliorare. Che bisogna fare oggi? Andiamo a vedere le missioni del sergente Quadro, cosa ci dice di fare?
In poche parole, Okama-san usa più un Jibania nel Furio. Per il momento il team è questo. In poche parole, che è successo? È arrivato appunto Maestro Mui, ci ha detto: ragazzi, qua o fate bene o vi elimino la squadra. Quindi al villaggio di Lioni cerca Korosa a Relandia. Korosa è stato avvistato vicino a una lussuosa città. È l'ora della vendetta. Ma ad Arilandia ci sono lussuose città? Boh, proviamo, iniziamo con questi compagni. Non mi sembra che ad Arilandia ci siano chissà quali città lussuose. Anzi, Arilandia è semplicemente una terra campagnola dove abita la nonna di Nathan. Però, boh, se ci decide di andare qui... Attenzione ragazzi, è un altro flash come l'altra volta. Ha fatto un attimo un flash nero, però non importa, deve pure esserci qualcuno. Ma lui è come un moto. Oh 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 oh, ehi ehi ehi, ma che è? Mi prendo in giro? Beh, allora? Abbiamo finito? Quanti? Oh, ora sei sicuro, per favore, dimmi. Wow, indietro, giù le zampe! Ma tranquillo. Ok. Per quello io che abbia mal interpretato le mie intenzioni. Ci servono maggiori informazioni. Fossi in voi lo acciufferei. Ah, quindi dobbiamo acciuffare quello yokai prima? È qui. Oh, ma dai! Ma sul serio? Chi c'è qui? Ok, dai ragazzi, sono venuti qui, dai. Ah, devo caricarlo però l'attacco, no? Non ha senso. Vai! Fetor! Che fetore! Vai, fatto fuori! Signor Kumamoto, abbiamo sconfitto tutto! Non ho un buon sapore, lasciate! Ma non ti voglio mangiare! Beh, guarda, lasciamolo sta! Dai, Whisper, lo stai spaventando! Credi sia tutta colpa mia? Non ha importanza, seguitelo, truppa. Dove è andato? Però è molto strano, Compaiono degli yokai malvagi. Malvagi, insomma, yokai da sconfiggere. Quando andiamo da lui. Forse ha il potere di generare yokai per proteggersi. Ora è alla tomba del papà, del nonno di Nathan. Cioè, tutta la famiglia c'è qui. Corocchio? Pure zampettante allora. Corocchio si difende, accidenti. Ehi, andato. Favorio e Collerio, andati. Fatto? Bene, l'abbiamo salvato, ma vedrete che correrà via e... Grazie per avermi salvato. Ah, ok. Non sono andato a gambe questa volta? Bene, approfittatene per fargli qualche domanda. Buona idea, riportatelo alla base Blasters, truppa! Accidenti! Harry Berry! Bene, dove... Ah, la porta appare giù in fondo, appare. Cavolo, un pochino lontana, Eccoci qua. Ho raccolto anche l'ultima sferaonica, ragli alla scuola. Ed ora, siamo pronti a tornare alla base. Con Harry Berry. Io l'ho chiamato Kumamoto perché comunque sia veniva Kumamoto. Eccoci qua. Oh, grazie infinite, mi avete salvato! Ma dici, che ci facevi lì? Ero di pattuglia con una squadra Blasters del vicinato. Una squadra Blasters del vicinato? A dire il vero, sono un vostro grande fan. Davvero un nostro fan? Proprio così, mi avete dato così tanta forza. Siete la prova vivente che anche dei Blasters aggiudicati da tutti senza speranza possono fare la differenza dando il meglio di sé. Ma dai, così mi fai arrossire. Anche se la squadra rischia ancora di essere sciolta. Voglio mantenere la pace nel mio villaggio, proprio come voi. Giuriamo sul nostro onore di Blasters che difenderemo sempre più deboli. Ah, è una di quelle regole, vero? Le regole Blasters, io stesso sono molto sorpreso. La realtà può essere molto dura però, se non foste arrivati voi. Non sarei neanche riuscito a proteggere me stesso. Pensate di poter proteggere il villaggio da Koros è solo un'illusione dopo tutto. Koros? Quindi è davvero Arilandia? Sì, ve lo garantisco, Koros mi fa rizzare il pelo. La prima cosa, ha mangiato tutta la carne del villaggio.
Davvero? Corrosa adora la carne, no? Va bene! In tal caso potremmo usarla come esca per stanarlo! Ah, che idea geniale! Procuriamoci della carne in missione e usiamola per attirare Corrosa. Poi potremmo vendicarci, ci sto! Devo procurarmi della carne in missione? Ma vediamo allora la prossima missione qual è! Seleziona una missione, seleziona e vediamo un po', procurati della carne! Oh, c'è Dorosso! Incidente a corso del commercio. Acciuffa il ladro di capsule. Ah, ok. La caccia a Corrosa inizia. A Corrosa fece la carne. Raccogli la carne lasciata da Dalli Yokai okay, come esca. Facciamola? Wow. Via, via, via! Va bene, è una missione un po' particolare perché la carne... Insomma, voglio dire... Ah, dobbiamo sconfiggere gli yokai malvagi, ovviamente. Potete ottenere dell'ottimo manzo prelibato dagli yokai. C'ero arrivato. Ma scappa? Ma scappa o ci sta venendo incontro? Mica ho capito. Ah, ci viene incontro! Ah, bene, bene. Oh, già è andata. Chi è questo? Battutristo. Fa le battute tristi? Ah, niente carne? Un'altra anirica? Ma ci dà la carne lei? No, ci dà le sfere. Devo battere più volte lo stesso yokai, mi sta dicendo? Perché questo stava fermo qua davanti, no? Tipo, sarà allora deve essere lui per forza. Eccolo, va. Ecco, è uno, Mo. Non è abbastanza, ce ne servono almeno 5 fettine. Quindi. Vediamo un po', non è che questo me lo dà un'altra volta nuovo. Adrenalina al massimo. Può. Sempre questo? E allora mi tocca aspettare sempre qua su. Mi tocca aspettare che ricompare lì allora. Ah, eccolo! Ha droppato finalmente! Oh, cavolo! Se no dico è impossibile allora. Allora, o il drop è bassissimo, oppure è fatto alla cavolo di cane come tutti quanti i drop della level 5 su Yo-Kai Watch. Eccolo, il quarto. Allora, se tanto mi dà tanto, ma siccome io sono sicuro di sbagliare, e sbaglio con cognizione di causa, vediamo un po' se tanto mi dà tanto. No, infatti tanto non mi dà tanto, mi dà poco. Ah, sapevo che sbagliavo, eppure ho voluto comunque sia provare, perché se non provavo non ero contento. Vediamo un po' se questo qua me la dà ora. Ecco, questo sempre, è un drop sicuro. Abbiamo ottenuto 5 fettine di manzo prelibato. Bravo, rispetto. Ottimo lavoro, ora portatela alla scuola. Ah, quindi una doppia missione. Eccoci qua, oh mio Dio, chi è Harry? Oh, il manzo prelibato sia chiaro, è mio. Provate a farlo ragionare. Oh, Harry Berry dei miei stivali. È impossibile aiutarlo. Oh, ma che mi ha preso? Lo state tutti bene? Certo che sì. Si può sapere che ti è successo? Avevi completamente perso la testa. Regolerete i conti più tardi, ora tornate qui, troppa. È tutto? È tutto. Harry Berry è matto. Beh, è un orso, mangia la carne. Ci sta. Però, Harry, mi hai deluso. Allora, Harry, delle spiegazioni. Come hai fatto a cadere in trappola Harry Berry? Seriamente, era per Colosse. Scusatemi, non ho resistito alla vista di tutta quella carne. Mi dispiace così tanto, invece di aiutarvi ho messo i bastoni fra le ruote. Non essere così duro con te stesso. Configgeremo Corrosa la prossima volta, non preoccuparti. Ne sei sicuro? Certamente, vedrà che cosa siamo in grado di fare. Voi sì che siete dei veri blasters. Troveremo un modo. Quindi siete andati un po' e poi avete mandato Harry Berry a casa.
Ma ancora non sappiamo dov'è Koros, non è un problema? Vero, di questo passo sceglieranno la nostra squadra. Speriamo di no, ora che le cose iniziavano a farsi interessanti. Forse dovrei già iniziare a cercarmi un altro lavoro. Gli yokai non hanno bisogno di lavorare. Non voglio separarmi da tutti voi. Va bene. Neanch'io. Ora abbiamo anche dei fan come Harry Berry. Vero, non possiamo deludere chi conta su di noi. Dobbiamo dimostrare a tutti che siamo dei blaster. Su, forza! Questa volta sconfiggeremo Koros! Siamo con te! Esatto. Tutti noi! Anch'io! Guardate, siamo finalmente tutti uniti! Ah, è così commovente! Salite a bordo! Ehi, vai, preparatevi! Koros è appena apparso a Arilandia! Finalmente è arrivata l'ora! È l'ora della resa dei conti! Forza! Allora andiamo! Eccola qua, sconfiggi Koros. L'esca non ha funzionato, ma Koros è apparso. È ora di saldare i conti. Andiamo! Ce la facciamo, dai! Dobbiamo farcela assolutamente. Karas! Sempre così fa quando appare. Oh! La stessa scena dell'inizio. È uguale. Hanno riciclata. Ma sono altri blaster che ho con me, ragazzi. Il destino della nostra squadra dipende da questa missione. Oh! Wow! Attenzione, questo salta. Dove va? Ok, allora, fiamme infernali, ok, colpisce un po' di punti a caso. Ferro slancio. Oh, metà della sua salute è andata? Davvero? Ah, ok. Bomba Oni, oh mio Dio. No, c'è la bomba, fermi. Devi andare a punto di sgancio. Ah, ora è scarico! Ha droppato una sfera grossa, ma io ho paura di Furio veramente. 2, 1, scappa! Ecco, Furio è esploso, bene. E ha fatto un gran casino. Kamasan, fai il tuo lavoro e ricaricalo. Koros, vieni qui, ti aspetto. Vai. Poco tanto, che è possibile, sai, gli amici di poco tanto, ok. Che ci importa di Koros, tanto. Bene. Ottimo. Però intanto Koros scappa, accidenti a voi. Oh, non si ferma. Eccolo, dai, ce la facciamo a raggiungerlo. Mannaggia. Poliziocchio, cosa vuoi? Droppami le sfere grosse, bravo. Così ti voglio, Koros. Droppa tutto, droppa. No, ho perso della stamina. Ah, va a nascondersi al tunnel? Male! Cosa male? Ti fa male la schiena? È a Monte Mediano, siete prudenti! In effetti è qui che lo troviamo su Yo-Kai Watch 2. Ioi. Ok, blocco visuale che è meglio, va. Cattivi, ora mi sistemo io! Ah, gliene ha preso. Porca miseria. Assaltoni. Oh, wow. Oh, stai calmino, eh. Ah, non mi ha preso, mi è mancato. Scappate.
Ragazzi, però, state attenti pure voi. Hopla! E poi ti attacco. Ta-ta. Ma cosa può, assaltoni? Ragazzi, va bene che abbiamo Kamasanna che cura tutti, ma... dovete levarvi comunque sia, eh. Non è che Kamasanna può fare i miracoli. Assaltoni, ma te la smetti? Basta? Vabbè. Io pure vado a farlo proprio quando... Assaltoni, un'altra volta. È andato. Ah. Oh. Lancia via, fatti capace! Mastic! Sì, lui è conosciuto per mangiarsi gli oni. Dov'è? Ah, eccolo. Ma non è troppo pericoloso, eh? Non sembrano yokai, e cosa dovrebbe essere? Ah, ma Maestro Nian, sì. Cioè, lo yokai che era Maestro Nian. Ora ti mangio! No! Allora non è! Oh, cos'è? Blocco visuale, attenzione! Ma cos'è? O puoi finire al tribunale militare? Tribunale militare? No, ragazzi, dobbiamo batterlo. Attenzione. Sì. Sì, i più deboli proteggiamo, ma... se quelli da proteggere siamo noi, non va tanto bene G-Banyan, eh? Ma perché ho usato l'Energy Max contro Koros che non serviva? Potevo risparmiarmelo. Oh mio Dio, addirittura due? Vieni qui tu, tieni duro. Dai, mo l'ho rianimato, su! Guarda, ti finisco con l'Energy Max perché sono cattivo! No, dai, per un punto, ragazzi! Sì, però non fatevi investire anche voi, no? Iniziate a scendere, vabbè, però siete stupidi, siete! Dai! Vabbè, ragazzi, ma scusatemi, Non lo so, grazie! Così non va bene, che fame, Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto Mastic! Sì, ho le lacrime agli occhi! Non è vero, Whisper, stai ridendo. Mi dispiace interrompere i festeggiamenti, ma... il capitano non ce la fare, quindi sbrigatevi. Bene, arriviamo. Ragazzi, ci avete provato, ma a quanto pare... non siete riusciti a salvare la vostra squadra, quindi titoli di coda e ciao. Finisce qui Yo-Kai Watch Blasters. Purtroppo la verità è dura da affrontare. La vita serve sempre delle sorprese, a volte belle, a volte meno belle. Però siamo a rango 6 intanto, Wow, nuova Aura Mastic, usala nella prossima missione. Danni inflitti agli oni 1,5. Se sconfiggi grandi mostri più forti potrai usare aure con il loro potere. Indossa un'aura da battaglia prima di sfidare i mostri per infliggere più danni. Non dimenticare gli effetti dell'aura da battaglia durano solo per una missione. Dopo la faticaccia fatta per ottenerla, non sprecarla. Ah, ecco pure. Gli ordini di un capitano sono importantissimi per una squadra Blasters. Avete disobbedito agli ordini. Siete pronti a pagarne le conseguenze? Mi dispiace. Ditemi, avete capito che cos'è che vi manca? Bella domanda. Immagino di no, quindi.
Allora, in qualità di capo dell'associazione Blasters, dichiaro che... Ah, ecco, ora scioglie la squadra. Avete superato la prova! Siete scioccati? Anch'io lo sono. Che cosa? Ehi, che sono ora quelle facce? Significa che la vostra squadra non verrà sciolta. Davvero? Che c'è? Anche se non abbiamo capito che cosa ci manca. Che voi ne siate coscienti o meno, avete già quello che serve. L'ho vista quella scintilla quando siete scattati in avanti per attaccare Mastic. Quel coraggio e bontà d'anima sono essenziali per difendere i più deboli. Miau. Se foste fuggiti, allora avrei sciolto la vostra squadra. Avete scelto di combattere superando le aspettative del maestro Mew. Ottimo lavoro, avanti così. Oh, sergente Quadro. A proposito, tu non sei stato da meno, maestro. Potrei dire lo stesso di te, Quadro. Una messa in scena davvero convincente. Avete capito ora? Una messa in scena? Che cosa vuoi dire? Ciao! Certo, non abbiamo ancora svelato il nostro trucchetto. Tutto quello che è successo dopo che avete sconfitto Koros è stato orchestrato dal maestro e da me! Ma che mio... Orchestrato? Come? Anche il gatto? Miau. Certamente, in realtà il gatto ero io, mi sono trasformato. Incredibile! Miau. Anche Mastic? È un mio studente, un altro grande attore, ecco. Infatti dico, ma Mastic non era amico di maestro mio? Perché se lo vuole mangiare conoscerà la sua forma felina, no? Per mille giravolte! Di nuovo! Che dice? Sono contento che la squadra non sia stata sciolta. Ma quel maestro mio è proprio un bel tipo. Oh 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 oh. Usa il tubo! Anticipazioni. Su Yo-Kai Watch Blasters. Mare cristallino, spiace. San fantastico, Timon. Fermata, San fantastico. Dovrebbe venire anche Nevinia. Non vedo l'ora. Di vedere Nevinia in costume? Whisper, vergogna. Una vacanza al mare. Oh, Charla Terrore. No, da paura contro Charla Terrore. Bene, bene, allora Cucci, questo episodio termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Alla fine era tutto quanto un piano orchestrato dal maestro mio e da Sergente Quadra per vedere se siamo veramente dei Blasters o se siamo appunto delle mezze pippe. Quindi io non posso far altro che ringraziarvi per aver seguito questo episodio. In descrizione come sempre i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!